Il coraggio del cambiamento negli anni della crisi. Con questo impegnativo payoff, Coop ha chiamato a raccolta i propri soci per l'approvazione del bilancio a Baveno. Un'assemblea attenta e partecipe ha seguito i lavori aperti dal suo presidente Ernesto Dalle Rive e dal neo presidente di Coop Italia Marco Pedroni. Un anno difficile quello trascorso, ma un periodo in cui Coop, nonostante le difficoltà, ha saputo dotarsi di un percorso etico responsabile, com'è oramai nel suo DNA da tempo, e in grado di reggere all'urto del momento difficile. Certo, tutto questo, oltre che all'etica della responsabilità, è stato determinato anche dalla forza notevole dei soci, che hanno dato linfa al processo di sviluppo. Il futuro si chiama digitale, si chiama web, ma sempre seguendo il filone della tradizione sui sani principi. E allora, in un momento di cambiamento, è bello trovarsi per condividere questi passaggi e per traguardare gli obiettivi futuri con responsabilità e con capacità, e affrontare così con coraggio la sfida del cambiamento. L'anno 2012 è stato per la nostra cooperativa un anno molto importante e molto positivo. Siamo una delle poche cooperative a livello nazionale che in un anno in cui la crisi si è fatta più pesantemente sentire nelle tasche dei consumatori e dei nostri soci, la nuova Coop in Piemonte è riuscita ad aumentare a rete omogenea le proprie vendite, ha aumentato i propri clienti, ha aumentato la vendita dei prodotti in promozione, dei prodotti a marchio Coop, ha portato nelle tasche dei soci e dei consumatori risparmi notevoli, senza rinunciare a tutelarli sul versante della sicurezza e della qualità dei prodotti che vendiamo. Quindi un anno molto positivo, abbiamo consolidato l'occupazione, abbiamo rilanciato la nostra politica di sviluppo e ci siamo predisposti in maniera adeguata, direi, a fronteggiare il 2013, che è un anno che ha caratteristiche un po' diverse. Noi abbiamo fatto una sperimentazione sul versante della differenziazione dei servizi che diamo ai nostri soci, aprendo a Biella nel corso di quest'anno il primo distributore a marchio Enercoop, che è un distributore, diciamo, che si caratterizza per avere un prezzo molto aggressivo, diciamo, all'erogazione e che, come dire, sta ampiamente viaggiando sopra i risultati che avevamo immaginato e quindi il gradimento da parte dei consumatori è notevole. Poi è evidente che dal nostro punto di vista il tema principale e la cosa importante è riuscire a impedire che la contingenza freni le possibilità di estendere la presenza della cooperativa sul mercato piemontese e che quindi in qualche misura, un po' timorosi per quello che la crisi ci sta mostrando, rinunciamo magari a cogliere delle occasioni di sviluppo. Noi proprio in questo periodo abbiamo rilanciato la nostra politica di sviluppo, abbiamo presentato proposte importanti in molte aree della nostra regione, a partire dalla città di Torino, dove ci siamo candidati a realizzare un intervento molto ambizioso. Presidente, partiamo dall'incipit finale, We Shall Overcome. Sì, è un incipit di una vecchia canzone pacifista ripresa da John Betts negli anni che furono e recentemente da Springsteen, ma è un modo per dire che noi abbiamo fiducia nel futuro e che faremo delle cose, io spero, importanti. L'obiettivo è continuare a far bene in Coop Italia, perché Coop Italia è stata molto importante per le cooperative di consumatori italiani in tutti questi anni. È stato il posto dove abbiamo costruito rapporti con l'industria attraverso la filiera degli acquisti significativi, dove abbiamo fatto il prodotto a marchio Coop che è cresciuto molto, quindi c'è un primo obiettivo, è continuare un lavoro importante fatto. Il secondo è quello di produrre alcune innovazioni, il mercato italiano ne ha bisogno di queste innovazioni, e trovare lì un accordo fra le tante cooperative italiane che hanno così forti come forte Nova Coop per poter fare insieme un nuovo modello di ipermercati, innovare sul non alimentare, produrre uno scatto anche nel rapporto industria-grande distribuzione a favore dei consumatori. Ma questa è una bella cooperativa, è una cooperativa che ha fatto un buon risultato ma che ugualmente guarda i suoi punti di miglioramento con grande lucidità e forza. E poi siamo una cooperativa, siamo un posto dove la gente può venire, dire, discutere, criticare, scambiare, e questo è un tratto assolutamente insopprimibile. Là dove invece non c'è questa possibilità di dire, le cose vanno peggio. C'è grande orgoglio e quindi c'è questa positività per il futuro, e quindi questo orgoglio ti permette anche di essere ancora più determinato nel far cose nuove. È stata un'assemblea, direi, molto positiva, direi che si è caratterizzata anche
in modo positivo anche rispetto agli interventi dell'assemblea precedente. La nostra base sociale sta recependo, direi, meglio quello che è la missione della nostra cooperativa, e al di là, diciamo, di qualche intervento, passatemi il termine, un po' polemico fra virgolette, però sicuramente anche questi interventi polemici per parte nostra devono essere colti come, non tanto come polemica fine a se stessa, ma come elementi di stimolo a guardare con maggiore attenzione rispetto a talune problematiche che stanno emergendo in maniera forte, soprattutto in questi periodi di crisi, e che appunto ci costringono a valutare meglio il nostro approccio alle diverse problematiche, con uno spirito che è volto poi, diciamo, al cambiamento. Quindi bisogna avere il coraggio di non autoincensarsi, ma di guardare con coraggio al cambiamento. Ecco, proprio di coraggio, guardiamo anche quella che è stata una delle attività che avete messo in cantiere quest'anno, che era quella di Enercoop, legata comunque alla benzina, costi sicuramente ridotti. L'esperienza di BL è stata sicuramente positiva. Sicuramente l'esperienza di BL è stata un'esperienza positiva, ha dato, al di là, diciamo, che ci ha portato in casa una serie di contrapposizioni da parte degli organi di stampa, perché indubbiamente l'associazione di categoria rispetto a queste iniziative alza sempre i propri scudi. È giusto che lo faccia, ma è giusto che d'altra parte, per parte nostra, noi facciamo il nostro mestiere, e l'abbiamo fatto in altri casi, come l'intervento sui farmaci, in quei mercati dove le lobby, se non i cartelli, ingessano un po' il mercato. Noi entriamo in questi mercati e dimostriamo, pur guadagnando, perché non facciamo le iniziative per perdere, ma hanno degli elementi anche di positività economica, che in questi mercati, in questi settori, si può fare del business pur guadagnando e andando a vantaggio dei consumatori. Il coraggio del cambiamento nel momento della crisi, allora come affrontare questa crisi? La si affronta con grande capacità di determinare delle innovazioni sul piano dei contenuti imprenditoriali veri e propri, però la si affronta anche se complessivamente gli attori che devono contribuire al successo dell'economia fanno la loro parte. In particolare, noi ci auguriamo che la sospensione che è stata approvata dal governo Letta di sospendere appunto l'aumento dell'IVA diventi poi una scelta definitiva, e soprattutto ci auguriamo che la legge che il governo Letta ha mandato avanti e che ha semplificato per consentire alle pubbliche amministrazioni di pagare i debiti che questi hanno nei confronti di molte cooperative, in particolare le cooperative sociali, vengano messe in condizione di poter essere pagati. Perché noi abbiamo una cooperazione sociale in Piemonte che vanta un credito per quasi 500 milioni di euro, ed è evidente che, pur trattandosi di imprese forti, di imprese solide, cifre di questo genere non possono essere tollerate a lungo, perché la gente lavora e ogni mese bisogna pagarla. Quindi dipende da molte cose il fatto che si possa riprendere, ma speriamo che le ultime scelte che il governo ha fatto, noi speriamo che vanno nella direzione giusta, il problema è di vigilare perché poi arrivino a compimento. Il bello del mondo cooperativo è questo, che ci possono essere anche delle contrarietà, dei punti di vista diversi, ma c'è sicuramente sempre una condivisione di fondo, di voglia di collaborare, di voglia di essere positivi nei confronti delle proprie imprese, anche nei confronti dei riferimenti culturali e ideali che si hanno. Quindi per noi è motivo di soddisfazione sentire che la gente partecipa con passione, e anche se ognuno deve sentirsi a casa propria in un'assemblea di una cooperativa, quindi qualsiasi cosa dica sono cose benvenute, perché devono servire a chi dirige poi operativamente le imprese, devono servire a indirizzare comunque le scelte che si fanno. Guardiamo al futuro, 2013-2014, quali gli obiettivi? Sì, gli obiettivi sono quelli nel corso del 2013, come diremo nella nostra assemblea di bilancio, disegnare un percorso di riorganizzazione della nostra cooperativa per renderla un po' più snella e ancora più efficiente. L'obiettivo è quello di, come dire, tagliare i costi che, come dire, incidono sul punto di vendita, per riuscire a dare ai consumatori prezzi più competitivi e per poter appunto aumentare a livello di punto di vendita la gamma dei nostri servizi.
Il 2013-2014 saranno anni molto difficili, noi stiamo vedendo con l'andamento delle vendite del 2013 un andamento preoccupante. In particolare noi segnaliamo, diciamo, un ritardo sui nostri obiettivi di budget, che è legato anche al fatto che confrontiamo i primi sei mesi del 2013 con i primi sei mesi del 2012, dove eravamo cresciuti molto, quindi il differenziale è determinato anche dal raffronto con un periodo di crescita. Abbiamo a mente nella seconda parte dell'anno di sviluppare delle campagne promozionali tese a recuperare le vendite, e lo faremo naturalmente con un occhio, diciamo, agli interessi della cooperativa, che è quello di, appunto, avere un giro d'affari interessante, ma soprattutto cercando di dare ai soci risparmio e convenienza per rendere la nostra offerta sempre più attrattiva. Il coraggio del cambiamento quindi anche nel 2014? Il coraggio del cambiamento anche nel 2014, perché soltanto cambiando si può stare sull'onda della crisi. Noi abbiamo l'obiettivo, come ho detto, di stare nella parte alta del mercato, di stare, diciamo, in una posizione che ci permetta eventualmente di cogliere dal mercato quelle occasioni di sviluppo che derivano dall'alienazione di reti commerciali non più attrattive. Per far questo dobbiamo essere molto efficienti e molto capaci. Il bilancio di questa mattina, che presentiamo questa mattina, è uno dei bilanci migliori della cooperativa negli ultimi anni e ci dà delle buone chance per il futuro.